Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno insurance tutela legale. La motivazione: per la capacità di fornire un supporto tecnico tempestivo ed efficace con la massima customer satisfaction, per incarnare i valori della CSR, la responsabilità sociale, con progetti di sostenibilità ambientale e diversity and inclusion, anche attraverso i canali social, e per affermarsi per il nono anno consecutivo leader autentico del settore. Il premio va a DAS Difesa Legale. In collegamento con noi il direttore generale Roberto Grasso. Bentrovato, insomma, Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio e complimenti intanto per questo riconoscimento. Partirei proprio, a parte chiederle un commento a caldo, ma dal fatto che, l'abbiamo letto nella motivazione, è il nono consecutivo premio che DAS si aggiudica in questo contesto nel settore. Come commenta, appunto, al di là del commento che le chiedo proprio su questo premio, la capacità di confermarsi leader nella tutela legale? Cioè, perché insomma, una volta va bene, due volte anche, però quando si vince per 9 volte, ecco. No, grazie per questo importante riconoscimento. È un grande orgoglio per tutta la squadra DAS, che valorizza l'impegno. L'ha detto lei, ecco, 9 anni non è 2 o 3 volte, ma diciamo che ecco, per l'impegno, per la qualità e la tempestività delle erogazioni dei servizi di difesa legale alla clientela. Mi piace, diciamo, le ultime 3 parole, che se non ricordo bene, leader autentico del settore. Sì. Vuol dire, cioè, queste sono delle parole chiave che racchiudono un po' ecco, quello che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo parlato anche prima, in questi giorni, con tante persone, no? Il valore delle relazioni e creare fiducia con gli intermediari. Questo secondo me è uno degli elementi importanti. Elementi di innovazione continua sull'offerta, creare soluzioni per i clienti, sempre in logica di innovazione. E soprattutto abbiamo investito tanto sulla qualità del servizio, per cui velocità, competenza ed efficacia, che racchiude un po' anche la nostra mission, no? Una giustizia veloce ed efficace alla portata di tutti. Per cui penso che questo il premio vada proprio a, così, a premiare questa nostra, ecco, il percorso fatto in questi anni. Certo, infatti nella motivazione ci sono parole come tempestivo e efficace, che lei stesso ha riportato. Non posso non chiederle però, dottor Grasso, qual è stato l'impatto del Covid-19, visto che siamo reduci da un anno così importante, sul vostro business e anche sulle richieste dei clienti? Allora, innanzitutto il lockdown è stato un grande acceleratore dell'evoluzione digitale della nostra compagnia, che ci ha consentito proprio di connetterci ancora di più con i nostri stakeholder. È chiaro che la pandemia per il settore, diciamo, nostro di specializzazione, con un insieme di regole, di PCM, ha fatto emergere nuovi importanti rischi legali, soprattutto per il mondo delle partite IVA, e per cui la tutela legale è stata una risposta soprattutto per i datori di lavoro, per i professionisti. Ecco, immaginate voi il tema dei procedimenti penali, delle sanzioni amministrative e contenziosi, purtroppo, ecco, nei confronti di clienti, di fornitori e purtroppo anche di dipendenti. C'è stata una richiesta molto importante della consulenza legale telefonica, che è cresciuta. Ecco, ricordo a tutti che noi avevamo messo a disposizione immediatamente un servizio di consulenza legale telefonica anche per i non clienti, per dare, diciamo, un supporto all'inizio della pandemia. Devo dire che è stato un anno complicato, ma siamo riusciti a raggiungere dei traguardi importanti, perché avevamo l'obiettivo di raggiungere i 100 milioni di premi, li abbiamo raggiunti. E l'abbiamo superati, perché abbiamo toccato i 104 milioni, per cui anche nel business abbiamo avuto un risultato interessante.
Ottimo, e a questo punto altra domanda per guardare al futuro, perché insomma bene ripercorrere quello che è accaduto nel passato, ma bisogna proiettarsi assolutamente al futuro. Parlando di responsabilità sociale d'impresa e declinandola in progetti di sostenibilità ambientale, diversity e inclusion, parliamo di progetti che sono stati centrali per voi in questo ultimo anno. Ci vuole parlare di qualcuno di questi progetti in particolare? Certo, allora considerate che l'impegno di DAS è di fornire all'avvocato specialista per il caso specifico che cerchi di dirimere velocemente il contenzioso. Già è una mission che crea, per la sua natura, un impatto positivo verso la comunità e all'intero mondo del sistema giustizia. Per cui abbiamo cercato di andare oltre a questo e riscrivere un po' la nostra mission, affiancando al core business un'attenzione verso la sostenibilità. Per cui abbiamo scelto di avvicinarci con un progetto importante alle realtà delle big corporation e delle società benefit e di intraprendere un percorso di sostenibilità con lo scopo di bilanciare quello che è l'obiettivo chiaramente di profitto per un SPA con i temi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance. Ormai riteniamo che è imprescindibile un'integrazione dei fattori ESG all'interno del modello di business. Sì. Lei mi chiedeva tra le iniziative, sì, ne abbiamo fatte tante, però vorrei segnalare qualcosa che magari è un po' meno, ecco, vicino al nostro mondo del business. Abbiamo concluso una partnership con Legambiente per un progetto che si chiama Puliamo il Mondo. Con questa iniziativa diciamo daremo sostegno e coinvolgeremo le scuole del territorio per creare cultura ai bambini fin da piccoli su come devono rispettare l'ambiente. L'abbiamo fatto anche noi, perché il mese scorso siamo usciti in campo direttamente con 50 colleghi di DAS, abbiamo pulito tutta la zona intorno al nostro palazzo per dare una mano proprio anche noi a liberare, ecco, la città, che in questi, magari in questi momenti ecco, ha delle zone che sono, certo, un po' più, certo, molti, diciamo. Sì. Altro tema che è molto caro per noi è la D&I, come diceva lei nella domanda. Nel 2021 abbiamo costituito un team dedicato, perché è molto importante avere diciamo un team di persone che lavora in questo, e questo team ha diciamo l'obbligo e l'impegno di organizzare delle attività. Una cosa che abbiamo concluso è un progetto a favore delle donne che si chiama Spazio Donna. È un progetto che offre proprio un servizio concreto all'inserimento del lavoro femminile, perché ecco, non tutti sanno, per esempio lì Verona è la seconda città del Veneto per disoccupazione femminile, per cui questo progetto tende proprio a dare un aiuto concreto a queste signore che hanno le difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Certo, anche perché la categoria femminile è quella che è stata più colpita proprio a causa del Covid, sì. Sì, insieme ai giovani e ovviamente a tutta la platea dei lavoratori precari, quindi esatto. Assolutamente poi in un momento in cui è sempre più sentito insomma il tema della presenza sempre più massiccia femminile sul lavoro, insomma un plauso sicuramente a questa iniziativa, non che le altre non siano altrettanto importanti, ma insomma è ancora più centrale in questo momento a causa di quello che è successo post-Covid. Quindi io non posso far altro che rinnovarvi i complimenti per questo riconoscimento e anche i complimenti per quello che state facendo, sperando di rivederci l'anno prossimo per la nuova edizione degli Awards, magari in modalità quella a cui eravamo abituati prima. Esatto, anche un bel momento. Esatto. Così vediamo, perché così forse arriviamo a doppia cifra dopo il 9, ma speriamo di arrivare a 10. Bravissimo, mi ha tolto le parole di bocca, assolutamente. Bisogna fare cifra tonda, non si può lasciare in sospeso un traguardo così importante. Quindi la metteremo tutta con i fatti e non solo con le parole. Certo, quelli sempre, assolutamente, sono quelli che poi vengono verificati proprio attraverso i nostri awards. Quindi complimenti ancora a DAS Difesa Legale per questo premio e grazie a Roberto Grasso, direttore generale. A presto, complimenti. Grazie a lei, grazie, buon pomeriggio, grazie.